Salve a tutti amici di YouTube, come state? Io tutto bene, vi auguro un buon 2020 e un sereno capodanno 2019 che sta per concludersi. Vi leggo l'oroscopo del cancro, quelli nati nel segno del cancro, che dice di questo martedì 31 dicembre: splendida chiusura dell'anno, coccolati dalla quadrica coppia Luna Nettuno, maestra di musica e romanticismo. Ciò che la mente razionale rifiuta vi arriva per la via intuitiva e sempre con il metalinguaggio, la suggestione, la sensazione comunicate a pelle con la persona del cuore, sempre pronta ad accogliere il vostro messaggio. Con il sole Giove alla posizione dell'amore, sarà felice a proposito del bacio sotto al vischio, perciò scambiatelo con tenerezza. Sapete di essere buone mani, vi potete fidare. Amore d'Eros, partner dolcissimo, come una cucchiaiata. Qual è il cancro? Rileggemelo. Anche te sei cancro? Sì, Cazzo, anch'io. di crema alla vaniglia, nel suo sguardo leggete una grande tenerezza, ma anche passione, stima, rispetto, insomma, tutti gli ingredienti indispensabili per una bella storia d'amore. Se ancora non siete arrivati ai converti, il 2020 potrebbe essere la data giusta, perciò guardate avanti con fiducia. L'ottimismo sarà il vostro carburante. Lavoro e denaro. Il viaggio oggi diventa un must, vicino o lontano, che sia, pur di non rimanere nella vostra città. Stesso ambiente, stesse facce, stesse abitudini, ma che noia! Cambiando ambiente, magari anche latitudine, farete alcuni incontri interessanti e magari l'amore non è ancora arrivato nella vostra vita. Questo potrebbe essere il momento giusto, fortuna su tutti i fronti. L'incontro con persone speciali vi aiuterà a risolvere problemi in apparenza complicati. Benessere. Completo benessere, una sensazione meravigliosa da non tenervi stretta solo per voi, ma da far crescere nel cuore per trasmettere anche agli altri. Il benessere non deve solo essere, deve far crescere nel cuore per trasmettere anche agli altri. Il benessere non deve essere solo personale, ma estendersi verso altri esseri della natura e il pianeta stesso. Se tutto interesseressero in un riquadro di lana per una sciarpa energetica da girare intorno al pianeta, probabilmente la madre terra ritornerebbe in salute. E questo è l'oroscopo del cancro di oggi. E allora, come ve lo immaginate questo 2020? L'Italia che si prepara per gli europei a giugno, poi a maggio si decide la Scudetto Champions per la Juve e ritorno di Pogba alla Juve, ritorno di Ibrahimovic al Milan. Ibrahimovic ormai è arrivato a 38 anni, oh, ma è vecchietto per giocare a calcio, Ibra, eh? È vecchio, Ibra. Ma lo va Ibra col Milan in Serie B? Ma dai, su. Ok, comunque vi auguro un buon 2020 a tutti gli amici di YouTube. Cliccate mi piace, attivate la campanellina per non perdervi nessun video, iscrivetevi al mio canale. E niente, vi auguro un buon anno. Stasera non sparate i botti perché sennò vi fanno una multa. A Fermo l'avete dato, a Civitanova l'avete dato, a San Giorgio l'avete dato, a Montecanaro l'avete dato, a Servigliano l'avete dato, a San Benedetto l'avete dato, ad Ascoli l'avete dato, ancora pure, e tutte le Marche è stata vietata l'ordine dello sparare, anche i fuochi artificiali. E
e chi spara cazzi loro che pagheranno la multa di 500 euro. Bene, ciao a tutti, un buon 2020 e vai!